Ciao, bentornati, bentornate sul mio canale. Oggi video haul misto tra venerdì e oggi e qualcosina che ho preso un po' prima, così ve la faccio vedere proprio. Ve li faccio vedere bene, ne approfitto anche che c'è una bella giornata di sole, tanto i colori si sfaseranno come al solito. Io sono andata a vedere la collezione nuova di Kiko, che non mi ricordo cos'è, no, Cosmic qualcosa, non mi ricordo neanche più come si chiama, mi dispiace, ma al momento non c'è niente che ha attirato la mia attenzione, i prezzi secondo me sono alti, c'è anche una collezione con i 6 blush a 3 colori, 6 bronzer, 6 ciprie, bronze, cipria e terre, cioè i pack sono in plastica metallizzata e i blush sono grandi così, con 3 colori 8,90 euro, assolutamente no, a meno che non buttano fuori un 30%, al momento non prendo niente. Ancora una volta sono andata davanti ai rossetti nuovi, quelli che ce ne sono 30 tutti quanti, sto lì li guardo e non me ne sono presa neanche una, sono tentata di comprare le matite ma ancora non ho deciso che colore. Sabato ero disperatamente alla ricerca di poter comprare qualcosa, passando davanti al negozio del Corti Venete, Madina aveva il 50% su tutto. Bene. E allora sono andata a far danni lì, visto che il fratellino o sorellina Kika, volete, chiamatela come volete, perché comunque hanno sempre, fanno capo alla stessa società, non aveva niente interessante, mi sono fiondata lì e mi sono comprata il Supreme Cream Power Foundation. Che è una confezione così, altro non è che un fondotinta in polvere, che si può usare anche con spugnetta bagnata. Io ho preso la colorazione 01 allo specchio e la spugnetta è quello che ho addosso adesso, che ho messo questa mattina, ho passato adesso con un'altra cosa sopra, non mi sembra di essere lucida, l'ho passato solamente per, boh, così, perché magari con la luce sembravo più lucida, ma secondo me potevo tranquillamente non mettere niente. È 2 volte che lo uso, ieri e oggi, non mi dispiace, forse il colore è leggermente scuro, ma non so se è perché ho messo un po' troppo blush oggi. Poi, non vi so dire i prezzi, comunque era tutto quello che avevano 50% e non è la prima volta che lo fanno, adesso spero, avendo lasciato le mail, che la prossima volta mi avvisino così mi fiondo con dei prodotti mirati. Un'altra cosa che mi aveva fatto vedere una mia amica, mi ha detto, boh, è tutto silicone, madonna, ma ti spalmi in faccia tutta sta roba qua, però un po' mi aveva attizzato la curiosità, o mi aveva attivato, vedete voi, era questa, che è la Crystal Glass Powder Cipria Trasparente, cioè una cream to powder praticamente, sembra cera per gli stivali, come quelli di una volta, cioè non si vede, sentite proprio l'effetto liscio, setoso e siliconico, ovviamente, perché avevo messo anche l'inci su Instagram. Eh sì, dimeticone allo stato puro. Si può usare come cipria trasparente, che è quella che ho usato adesso, e serve per minimizzare i pori e le piccole rughette. Sinceramente non ci ho fatto caso perché lo passo col pennello, ho passato un po' sulla pelle, sentite questo effetto, però non ho fatto caso se sono così effetto lifting. E si può usare anche come primer viso. Questa l'ho pagata 8 euro, costava 16, questa me la ricordo perché 16 euro no, 8 euro ci posso fare un pensierino. Sono 13 grammi e dall'apertura 18 mesi. L'altro mi pare il fondotinta, ma non vorrei dire castronate, mi pare di averlo pagato 7 euro, può essere. L'altro è 10 grammi, sembra molto di più. 10 grammi all'apertura, 18 mesi, come ho detto prima, si può usare con la spugnetta bagnata per avere un effetto un po' più. Allora, io ho dei rossori, avete visto le mie foto su Instagram, i rossori li copro, i brufoli, non c'è speranza. Però ultimamente sono alla ricerca di un fondotinta che non mi faccia proprio l'effetto coprente, tipo il L'Oreal Matte. In questo periodo mi sta un po' antipatico perché vedere tutto quell'effetto liscio così non sembra neanche la mia faccia, cioè sono così, un po' più uniforme, ma che mi si vedono le cosine. In questo periodo no, non mi dispiace, per cui sì, sono strana, lo sapete. Poi c'erano gli ombretti in offerta. Io volevo fare la maschera di Halloween a Mattia usando un ombretto bianco ma non perlato, con un po' di crema idratante e una BB cream che avevo chiara. Alla fine lui mi ha fatto girare come un pazzo per cercare questo ombretto e alla fine non ha voluto che gli facessi la maschera, ovvio. L'ombretto comunque l'ho pagato 5 euro invece di. Adesso sono ancora in offerta però.
mi pare 4-5 euro l'ombretto, sono 2 grammi, sempre, non ci vedo, questo è 30 mesi dall'apertura, è lo 01, lo vedrete un po' smaciullato perché, come ripeto, ho provato a fare queste cose, ho grattato via colore, eccetera, è proprio bianco, bianco, non è perlato, guarda che ne ho preso un po' tanto, non è perlato, e lo userò ancora come base per dei trucchi, vediamo. Adesso poverino gratta 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 per provare, l'ho un po' bistrattato. E sulla durata non vi so dire niente perché non l'ho ancora usato come ombretto. Poi ho preso la mia matita occhi, che uso di solito di Madina, che è una delle poche che non mi fa bruciare gli occhi. Di solito costa 4 euro, l'ho pagata 2 euro, per cui ne ho preso una di scorta. Non ve la apro perché è la 02, la mia è diventata la metà, credo, mi pare. Mi trovo bene, nel senso, sborda un po' lacrimando ai lati degli occhi, ma non ne ho neanche una che non mi sbordi. Per cui, per il prezzo che ha, non mi dà fastidio, me ne sono presa un'altra. E poi c'erano le matite, c'erano, ci sono ancora, però erano a metà prezzo, costano 9 euro, le pagate 4,50. Queste sono le Twist Up e i pencil. Io ho preso la 0, cominciamo da quella più piccola, la 02, che è il nero, che è quella che ho su adesso, che mi dà leggermente più fastidio dell'altra, perché questa qua è waterproof, però non una cosa così drammatica come avevo paura succedesse. Il tratto è questo, è morbida, scrive subito e comunque fa il suo sporco lavoro, lo fa. Poi ho preso la 09, che adesso spero vi faccio un tratto più lungo, spero che si riesca più largo, non lungo. Che si riesca a vedere, qui sembra azzurra. Se la vedete, come la vedo io adesso, con la luce è viola. È fantastica. Questa matita qua è fantastica. Tra l'altro, questa è anche quella che vi faccio vedere dopo. Nonostante abbia delle perlescenze, sulla scatola c'è scritto che si può usare anche all'interno dell'occhio. Io vorrei che riusciste a vederla con le sfumature viola, ma qua sembra proprio azzurra. Comunque, sulla puntina è azzurra. Poi, come la vedo io adesso, contro luce, la vedo viola. E poi ho preso la 12, che è questa, il cappuccetto sopra, che è viola, questa è proprio viola, ma con una base nera. Tutte e tre hanno sopra il suo temperino, proprio simile alla Generation Next di Kiko. E tutte e tre sono, adesso vi dico quanto sono, 0,58 grammi, 36 mesi dall'apertura. Direi che questi prodottini qua vanno benissimo. Mi dispiace non essere tornata ieri, ma ho cercato veramente di trattenermi per prendere gli ombretti, quelli con la trama sopra, che sono quelli leggermente con effetto tipo duochrome. Ma siccome ho visto che è già la seconda volta nel giro di 6 mesi che mettono il 50%, il prossimo giro mi aspettano. E mi sono fermata lì, cioè sono stata brava ieri, non ho comprato nient'altro. Oggi sono partita in gran carriera, vado a vedere da Kiko, provo, ho provato gli smalti, il Pro Duo, quello con il top, eccetera. Sono dei rossi, un rosso brillantino proprio natalizio, vi ho messo le foto su Instagram comunque. Un fucsia con leggermente brillantini, un bordeaux con dei brillantini che poi steso non si vede più. E poi c'è il nude con i brillantini, che direi che il rosso e il nude sono quelli che mi attirano, che mi ispirano di più, ma 7,90 euro. No, perché io ho già i Power Pro Duo, non mi sono trovata bene nella stesura, non voglio ripetere, non butto via 7,90 euro, piuttosto no, se dovessero uscire dei Power Pro nuovi mi prendo quelli. Cioè. Però c'era ancora Madina, non ha più la promo del 50% perché era solo nel weekend, hanno gli ombretti mono a metà prezzo, per cui sarebbero i fratellini di quello bianco. E io subito ne ho presi due. Poi c'era una cliente che mi stava dando fastidio, nel senso che si sposta, stavo guardando gli ombretti, li voleva guardare anche lei. Il negozio è piccolo, minuscolo, perché era il Kiko vecchio che c'era alle Corti Venete, una volta ci hanno messo Madina da un paio di anni, li sto guardando io, per cui ho pagato i due che avevo, sono tornata indietro dopo e mi sono presa quello che volevo. In tutta questa chiacchiera, sarà un video molto chiacchiericcio, in tutta questa chiacchiera nel primo giro ho preso questi due, che sono un viola che sembra bluette in cam, sono contenta, e un blu scuro che sembra un altro colore. Il viola è 2 grammi per apertura 30 mesi, è il numero 16. Sono
sono tutti e tre opachi, sì, se non mi ricordo male. Il colore è questo, in cam sembra blu, è violetta. Ve lo swatcho, io non riconosco questi ombretti, però non ho voglia di tornare indietro poi a dire ah, se li avessi comprati, ah, se li avessi, li ho presi e basta. E l'ho solo pucciato, eh. Questo è il viola, violetto. Ovviamente non ho una salvietta per pulirmi, vero? È grande Elena. L'altro numero è lo 07. Ah sì, mi sono preparata tutto tranne che la salvietta. Andiamo di dita. Lo 07, che è questo blu che è un po' più intenso, visto dal vivo. Comunque sono pigmentatissimi, vi dico solo quello. Un po' polverosi, però non so poi prelevandolo con il pennello se cambia qualcosa. È questo, che è un blu strano che non ho, perché ho preso anche il viola, non ho. Io non ho tanti ombretti matte. Questi erano proprio matte. È un blu che assomiglia allo smalto di H&M che ho preso, mi piace tantissimo. Vabbè, quando sono ritornata mi sono presa quello che mi aveva colpito e ce n'è rimasto là un altro che adesso sono in fissa con sti colori bordeaux ma opachi per poi metterci qualcosa di glitteroso sopra, però non lo so, questo proprio non ne ho neanche uno, sono sicura di non averlo. Altro non è che il 17, che qua sembra un lilla, è un tutto tortora opaco, ovviamente sempre. Ci sono anche quelli glitterati, per carità, è che nelle palette, le naked di qua e di là, ne ho tanti di glitter finché voglio, e gli opachi non ne ho. Io questo colore non lo prendo mai, quando esce è uscito della pupa, è uscito in tante collezioni, a me manca, me lo sono preso. Ha un sottotono, forse violaceo. Eccolo qua. È più... vederlo dal vivo è più violaceo che marroncino, comunque sono belli scriventi. Credo che andrò a prendermi quello che mi manca, non lo so, vediamo, mi gira, io sono molto come mi gira. Tornando indietro, ho già fatto un video dove faccio tornando indietro, una mattina, o un pomeriggio, non, sì la mattina perché io sono da sola la mattina, me la faccio, me la dico, ma è tranqui. Avevo voglia di glitter, avevo voglia di colori... cioccoli eccetera, ero entrata da Kiko per guardare e curiosare e c'erano gli smalti 1,90 euro. Io non dico di ricordarmi a memoria tutti i numeri degli smalti Kiko che ho, però so che ci sono degli smalti nuovi perché quelli non li ho. Ho comprato un po' di smalti di quelli a 1,90 euro e sono stata una piacevole sorpresa, a parte il pennellino leggermente stretto che non mi fa impazzire. Cominciamo, ho preso la ruota per gli smalti, sono stata brava. Ho preso il 255, che è questo, bellissimo viola glitter. Sono tutti una passata gli smalti che vi faccio vedere, una passata abbondante ma una passata sola. È questo violetta, glitteroso, bluetta, non lo so descrivere. Il 374, che nella boccetta sembra molto più luminoso, poi esteso... perde tutte le perlescenze e sembra anche troppo serio per i miei gusti, mi ha un po' illuso questo. Poi ho preso il 479, che è questo oro beige fantastico, questo è bellissimo. Poi ho preso il 493, che è questo rosso rosa, che poi qua in cam sfasa un po', è leggermente con base rosa dal vivo, sì, che visti i Pro 2 con il rosso, con i glitter, sto meglio con questo 1,90 euro, che non sarà mai lo stesso colore, però come concetto è quello, c'è un rosso con i glitter natalizio, sto meglio con questo. Questo è il 497, che vedendolo così non si direbbe, steso viene fuori così, sì, è a base blu, è un bordeaux a base blu con tutti questi glitter azzurri. Sono fantastici, mi sono esaltata un casino, lo so, mi esalto per poco, ma vabbè. Quello che è più trasparentino è il 531, ma questo mi faceva proprio Natale. Altro non è che questo verde Natale glitter abete, che è stupendo, e questo qua è venuto a casa con me perché mi faceva proprio Natale. Ok, questi sono stati...
Andando in ordine oggi, da Lidl ci sono tutti i decori addobbi natalizi. Sono rimasta molto delusa che non mi abbiano messo gli adesivi, quelli senza colla, che io non mi ricordo per non fare figure, non vi dico come si chiamano, da attaccare sui vetri, le portelle a vetro della sala, eccetera, sugli specchi, perché io al piccolo tutti gli anni li prendiamo, saranno 5 anni. Da quando è piccolo Mattia me li prendevo anche prima, loro li metto sempre, costano 99 centesimi a foglio, quest'anno non c'erano. E vabbè, mi sono accontentata di prendere qualcos'altro, non tanta roba, due robe ho preso proprio, tre, vabbè, se considerate. C'erano i bigliettini d'auguri a 79 centesimi, con tipo in rilievo in 3D, che ho preso questo, che era carinissimo, e questo, con le palline, vedete che si vedono in 3D, cioè 3D a rilievo, vedetele come volete, questo, mi sono piaciuti tanto, e questo con la casetta blu. Non so cosa ne farò, ma capita mai che mio marito mi fa: non abbiamo biglietto, ce l'ho, bello anche! E poi ho preso la catena luminosa a LED a pile, che ha la sua basetta a pile, questa qua. C'era la possibilità di scegliere luce bianca calda, luce bianca fredda e l'altra luce, un altro tipo di luce, che non era né bianca né fredda, so che erano tre le versioni e ho pensato che per il Natale, a me piacciono le luci fredde, noi neon sopra dappertutto, noi abbiamo dappertutto neon luci fredde, però per il Natale mi sembrava che la luce calda fosse più Natale, allora ho preso questa. 20 durevoli LED a basso consumo energetico, lunghezza complessiva 2,40 m, la farò vedere, non volevo srotolarla, volevo farvi vedere nella scatola. E quello costava 2,99, invece questo che è più grande costava 5,99 ed è catena luminosa con le stelline. Praticamente così. Pensavo di mettere un centrotavola marrone, eccetera, e metterci questo qua sopra, perché alla fine è a batteria anche questo qua, vedete, ha le batterie. L'anno scorso me li sono lasciati scappare, li ho visti poi messi così a centrotavola, sono magnifici. Al massimo li metto nel presente, li riciclo, ma quest'anno ho detto voi venite a casa con me. E da lì ho finito lì perché non addobbi ne ho tanti, cercavo solo quelli per finestra che spero li mettano prima di Natale. Non mi ricordo più quando l'ho preso, sinceramente. Quando sono andata a trovare mia mamma, sì. Per cui venerdì questo ho preso il Pupa Vamp Extreme. Vediamo se si vede l'Extreme. È perché c'è il riflesso. Eccolo lì, il Pupa Vamp Extreme. Allora, lo scovolone cicciottone leggermente stretto al centro e più largo in silicone. Era in offerta dalla saponeria 9,90 euro. 6 mesi dall'apertura, non vi so dire la quantità perché anche l'altra volta, vediamo se è sotto 12 ml, non so cosa dirvi, l'ho usato 2 volte. Allora, a me il Pupa Vamp non piace, ci ho messo il naso nell'altro e mi piace metterci il naso anche in questo qua perché a 9,90 mi sembra una cifra abbastanza abbordabile. E si sì, fa l'effetto volume, le allunga anche troppo perché ci sbatto dentro negli occhiali, però questo effetto volume vi mette come mi faceva l'effetto del Collistar Shock, troppo rigide le ciglia, a me le ciglia rigide così mi fanno impazzire, proprio danno fastidio. La sera da struccare è strong, perché non come il Sephora o il Chanel che è strong perché dovete passare 1, 2, 3 cotoni di colore, questo è proprio duro da togliere dalla ciglia, cioè vengono via poi tutti i pezzettini e dovete proprio lasciar lì il cotone col bifasico sopra un po' che si ammorbidisca, non fa per me. Non è per me, posso sopportare passare e passare perché devo tirare via il colore, ma dover star lì e far pianino perché si è attaccata le... non fa per me. Spero che con mio grande dispiacere si secchi in fretta, così almeno abbiamo finito. Poi sono stata da H&M, H&M, ditelo come volete, perché puntavo uno smalto da un bel po', poi volevo provare un bianco con un pennello largo tipo i Power Pro perché comunque come... Diciamo che come consistenza per me sono simili, per durata secondo me sono simili ai Power Pro, prezzo sono uguali, però Kiko non ha il bianco gesso, per cui ho preso il bianco gesso ovviamente da, si chiama Whiteout, è bianco bianco, proprio bianco gesso, però non opaco, sempre una passata, questo,
il suo nome. E se mi trovo bene come gli altri due compreso, per me va benissimo. Mi serviva proprio un altro. Perché a confronto del. A me piace tantissimo l'Essence, no Lamp, il bianco, però mi dura leggermente meno di come durano i Power Pro e quelle cose lì. Volevo vedere se questo mi durava un po' di più per farci sopra poi metterci i miei water decal, eccetera. E poi uno che puntavo, lo prendo, non lo prendo, lo prendo, lo prendo, lo prendo, lo prendo, l'ho preso. Non so cosa verrà fuori in cam. Questo colore qua è bellissimo. Questo si chiama Cinnamon Spark, ma neanche farlo apposta si chiama così. È questo colore qua. È sempre una passata abbondante, però sono passate una sola ma abbondanti. Comunque non è, me lo aspettavo trasparentino. E adesso vi faccio vedere il motivo per il quale io punto questo colore da un po'. Lo so, io sono fatta così. Cioè, se vedo una cosa mi fisso, poi se non la prendo dico, ecco, potevo prenderla, ecco, lo sapevo. Ditemi. Uno è Solstice di Urban Decay. Adesso qua lo sapete che ha il suo colore. Ditemi se non ve lo ricorda, come non vi ricorda leggermente. Dov'è? Questo meno, ma Solstice molto di più della Comfort Zone, ma di più Solstice, ma infatti non avevo dubbi. Se non vi ricordano le perlescenze di Solstice. Parliamone. Adesso sono contenta. Poi ammetto che ultimamente non sto mettendo lo smalto e vi posso dire tranquillamente il motivo qual è. Questo dito, le mie mani sono cortissime, le unghie adesso vabbè, sono piena di ombretto, non mi si sfaldano più perché ultimamente sono anche brave. Questa unghia qua l'ho sbattuta in una finestra, l'ho massacrata, si sta sfaldando, che è un piacere, sta facendo la sagra proprio e non riesco a mettermi lo smalto, il che mi sta venendo dovrò ricominciare a metterci la base di Bella Oggi, quella con purtroppo la formaldeide dentro per dargli una bella botticina perché ha preso veramente una bella botta nella finestra. Ultima cosuccia che mi sono comprata, sono andata dai cinesi come dicevo prima, perché ho preso le rotelle, ne ho presa una, adesso mi è già sparita anche l'altra, ne ho presa un'altra, a me costano 1 euro così, ne ho prese due, spero questa volta che non riescano a finire sotto le grinfie di qualcuno. E poi erano lì sullo stand, a 1 euro, non posso mica non prenderli. Stencil, 1 euro all'uno con i fiorellini. Le farfalline con fiorellini e le roselline. C'erano altri disegni, ma non potevo comprarle tutte. Ho dovuto scegliere. Può darsi che più avanti torno. Lo so, sono una mattacchiona. Lo so, lo so, lo so. Un bacione.